Mi chiamo Aldo Grasso, sono qui per moderare un dibattito. Cercheremo di spiegare perché il riso è terapeutico. Il buon umore fa bene alla salute. Sono qui in veste di testimonial. Come succede spesso nella vita, si ha bisogno di qualche intervento. Io ho avuto la fortuna di trovare un angelo custode del Monzino che mi ha rimesso a posto e quindi sono qui a testimoniare gratitudine, riconoscenza e soprattutto voglia di ridere insieme. La risata nasce qua, in un ricordo, in un pensiero, in una visione, in un atto comico, ascoltare, vedere, anche in un sogno. Quante volte ci siamo svegliati ridendo per qualcosa che avevamo sognato. Per cui nasce qua, ma dopo si trasmette. Sono Claudio Bisio e sono qui perché c'è Milano Art Week, la settimana dedicata al cuore, organizzata dal Centro Cardiologico Monzino. Sono, mi viene da dire, amici, ci siamo conosciuti tempo fa e quindi mi sembra giusto, quando si può, gente come noi, dare una mano. Fa parte del mio lavoro, far ridere, e quindi mi piace ridere e non so se faccia davvero bene, mi piace pensarlo e se le ricerche dicono così, yeah, yeah. Mia madre non mi ha mai allattato al seno, dice che pensava a me più come a un amico. Guardate il dress code di noi tre. No, ti prego. Cioè, più chi ha sbagliato appuntamento secondo voi? Io ho detto Monzino, mica, non la metto mai la giacca. Monzino questa, ma neanche alla scala. Monza, ho detto, minca, vabbè. Monza, dov'è Monza? Ciao a tutti, sono Alessandro Cattelan, conosciuto anche come Alessandro Cattelan. Che ridere fa bene al cuore, lo abbiamo scoperto secondo me tutti, è una cosa che è impossibile tenere nascosta più di tanto e è una specie di droga, quando ce ne rendiamo conto è impossibile smettere, si cerca di farlo il più possibile. Quando incontro qualcuno per strada e ti riconosce bello, ti chiede la foto è bello, ma quando qualcuno ti dice guarda, ieri ho visto quella cosa che hai fatto e mi ha fatto molto ridere, è una sensazione speciale, o almeno credo, perché non mi è ancora capitato. Però quando capiterà, sono sicuro che mi godrò il momento in maniera intensa. Se capiterà. Non chiedetemi di alzarmi in piedi perché sono già in piedi. Sono Giacomo, il 33,33 periodico di Aldo Giovanni Giacomo, il bello del trio. Io sono convinto che anche senza i dati scientifici il buon umore, il benessere fa star bene le persone. Io stesso quando rido percepisco che sto bene, che le preoccupazioni se ne vanno, tutto quanto. Il problema è che a noi comici ci fanno ridere in pochi. Mi avevano bucherellato fin da bambino con antibiotici e medicine per farmi crescere. Con scarsi risultati, evidentemente. Mi chiamo Piero Montorsi e sono responsabile della seconda unità operativa di cardiologia invasiva all'ospedale Monzino. Ebbene, stasera siamo al Museo della Scienza e della Tecnica con un interessantissimo evento che ha il titolo è Ridere fa bene al cuore. In questo senso, chi ride frequentemente ha una risposta in termini di movimento delle sue arterie in senso di vasodilatazione, cioè benessere. Lo stimolo del ridere, che è legato alle catecolamine, a tutti gli ormoni che si generano, è uno stimolo positivo, come l'esercizio fisico. Non è solamente un modo di dire, vogliamo ricordare che scientificamente questo è vero. È una botta acuta di benessere.